Salve a tutti e bentornati sul canale delle Perle di Vale. Oggi andremo a fare questo portamonete in collaborazione con Pandal Selected. Vi ho fatto vedere già nell'unboxing tutti i materiali che mi erano arrivati e oggi ho fatto questo portafoglio. Premetto subito una cosa, mi sono dimenticata di dire nel video che i due pezzi che dovranno essere fatto il buco per vedere dove dovremo andare poi a cucire sono questi due. Ok, questo vuol dire, se voi vedete qui ha una scannellatura che sarebbe l'altro pezzo, vi faccio vedere, che va sopra, questo che va sopra, vedete, deve andare a pari, e quando avete fatto questi due pezzi fate i buchi e andate a cucire prima di mettere il bottone, ma potete farlo anche dopo, però prima di mettere il bottone andate a fare i buchi per vedere poi dove cucire. Quindi i due pezzi principali da fare i buchi sono questi. Bene, detto questo vi faccio vedere, io ho messo come ho detto il bottone e vedrò poi nel sito di Pandal se hanno questi, altrimenti potete mettere anche del velcro in modo che si apre a strap. Vedete, questo è il portafoglio finito, portamonete, e chiuso sarà così, vedete? Bene, questo è il video, come ho detto, in collaborazione con Pandal. Ora vi lascio al tutorial. Bene, ciao. Allora, per questo progetto avremo bisogno comunque di... Io ho usato della vimpelle, vedete? E ho già tagliato i pezzi per, guadagnare tempo. Questi sono i pezzi, vedete, hanno già tutti i fori per, vedete, per le cuciture. Questo è il codice ed insieme a un altro portamonete che poi farò un altro video. Quindi io ho già, come detto, tagliato. Poi avremo bisogno di un punteruolo, perché quando andiamo a mettere sopra la nostra forma, dobbiamo andare nel buco e, vedete, e fare il buco. Adesso andrò a foderare e poi rifarò tutti i miei buchi. Poi in un secondo momento andremo a farli anche qua. Allora, io premetto, io metterò il bottone che è visibile anche dal davanti e metterò questo bottone qua, però voi potete scegliere di metterlo anche sotto che non si vede, quindi dovrete metterlo qui e dovrete metterlo quando andiamo a ad unire questi due pezzi, l'altro lo dovremo mettere qui. Ok, come ho detto, io lo metto visibile. Adesso, detto questo, vi faccio vedere. Io ho deciso di mettere anche una fodera, quindi prendo la mia pelle, uso questo mastice, poi avrete bisogno anche di un martello per fare il buco la prima volta. Se volete potete fare in questo modo, mettiamo la nostra base sopra, con il punteruolo andiamo a fare il buco e poi dopo andremo sempre in un secondo momento a rifare, perché per allargarlo. Ok, ora tengo questo, mettiamo la colla per mettere la fodera. Io mi sono segnata i mezzi perché quando andremo a mettere su questo,
dovremo cercare di metterlo tutto alla stessa distanza. Quindi io mi sono cercata il mezzo, ho diviso a metà e ho fatto un segno, e ho fatto un segno anche qua. Ora andiamo a, come ho detto, mettere la colla. Io uso questa spatolina e andrò a stendere la colla in questo modo. Metto la mia fodera. Ok, scusate, ero fuori campo. Ho già tagliato la fodera, l'ho rifilata. Ora, quindi ora, sempre con la colla, io, scusa, se la pulisco, do, vedete, proprio al bordo. Ah, vi ricordo di fare un punto per dove andare a fare il bottone. Ok. E andrò a inserirlo così, vedete? Io adesso, per far prima, non ho aspettato, ma è meglio attendere qualche secondo perché la colla tenga bene. Bene, fatto questo, io ora mi faccio il buco, perché questo sarà quello che andrà sotto, quello dove andrà anche poi inserito questo. Quindi per adesso lo lascio da parte, prendo questo, vedete, io qui ho fatto un segno, ma questo, essendo un bottone molto largo, io per poi fare la cucitura mi terrò leggermente in sotto, così. Quindi ora vado anche qui per trovare il mezzo, ho fatto in questa maniera, vedete, e andrò a fare un buco qua un po' più in giù, vedete, in modo da lasciare lo spazio per la cucitura. Ora vado a bucare, io uso questa pinza, facciamo, cerchiamo la più piccola, ok. Voi potete anche usare il punteruolo per allargare. Io ora faccio qui e vado a bucare dove ho fatto il segno, in questo modo. E siccome questo sarà poi quello che andrà in alto, ho considerato che io lo metto in modo che si veda anche davanti, mentre questo di dietro, in fondo, lo andrò a fare ora il buco. Quindi vedete, mi tengo, come ho detto, leggermente anche in questo, per dare modo poi di cucire bene. Quindi questo andrà, e la metterò in questo modo, in modo che l'ago passi. Quindi mi segno dove devo fare il buco e andrò a bucare anche qui. Ora prendo la mia pinza per attaccare, che è questa, poi vedrò se anche Pandal ce l'ha. Ora prendo questo, abbiamo detto che lo dobbiamo inserire il bottone per ultimo, quindi ricordatevi sempre che sotto va il maschio e sopra va la femmina. Quindi questo è il maschio, no, questa è la femmina, scusa, no, questa è la femmina, scusate, e questo è il maschio. Quindi questo andrà sotto e andrà in questo pezzo qua. Quindi inserisco il mio bottone
Vedete perché dico così? Lasciamo lo spazio per la cucitura. Chiudo, vedete? E qui abbiamo messo il nostro maschio, ok? Io già qui ho messo il bottone. Ora andiamo a mettere la parte sopra, che è questa. Quindi, come facciamo? Andiamo a dare la colla qui attorno. Okay. Io per fissarlo meglio gli do anche un po' col martello. Ora andiamo a rifare il buco. Vedete, prendiamo sempre lo stesso buco e andiamo a forare in questo modo. E abbiamo Vedete? Vedete? Bene, ora andiamo a cucire. Ah, questo mi sono sbagliata. Potevamo anche cucirlo prima di inserire la nostra, il nostro bottone, però forse così rimane più fermo. Ora andiamo a mettere anche questa, quindi scegliamo il mezzo, vi ricordate? Andiamo a dare la colla anche da questa parte qua. Per adesso diamolo da una parte sola, poi qua, e andremo a mettere la metà, quindi segniamo la metà. Io mi faccio anche un segno con la penna, così riesco a vedere bene la metà e andrò a posizionare, come ho detto, la metà sul mio segno e il segno qua a pari, in questo modo. E fatto questo, andrò a girare attorno alla mia base sotto, mettendolo a pari, mi raccomando, così. Vedete? Ok, pari da una parte e facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Prendiamo la colla e diamo in qui e qua in questa maniera. Questo, diciamo, è il soffietto perché così dove staranno gli spicci si allarga. Poi prendiamo questo pezzo, ora no, diamo la colla anche qua. Aspettiamo un attimo che si asciughi un po', perché così la colla aderisce bene. Ora andiamo anche qui, mettiamo pari, vedete, a pari al nostro angolino, così, e andiamo a girare attorno. Insomma, i due, vedete, queste qui deve combaciare con questa, con questo rientranza qua, con questo segno, così, vedete? In questo modo. Mi raccomando, sempre attorno messo pari.
in questo modo. Poi anche qui, se vogliamo, per fissare, non è venuto proprio pari pari, quindi ora andremo a fare le cuciture, poi sarà il nostro portafoglio, il nostro portamonete finito così, vedete? Ora apro e andiamo a cucire. Come facciamo? Vi ricordate che abbiamo fatto solo attorno i buchi, quindi andremo a riprendere il buco dal di qua e passiamo dalla parte opposta, così avremo nello stesso buco sia avanti che sotto per passare bene col lago. Vedete? Sono sicura di non sbagliare a fare il buco, e il buco viene sia sotto che sopra. Ora faccio tutto attorno i miei buchi, poi ci vediamo. Bene, una volta che abbiamo assemblato tutti i pezzi, iniziamo a cucire. Ah, mi ero dimenticata di dirvi, anche in questo pezzo qui dovete fare i buchi attorno, eh? Mi sono dimenticata di dirlo. Allora, li facciamo solo nella parte sotto e in questa, perché così poi dopo sapremo bene dove andare a fare i buchi anche di dietro. Quindi io adesso inizio a fare le mie cuciture, quindi anche se i buchi si vedono pochino, però ci sono. Io entro, anzi dalla rovescio entro e inizio a cucire con il filo e vi faccio vedere come cucio io. Ok, per adesso andiamo a fare le nostre cuciture in questo modo, vedete qui, poi andiamo nel buco sopra così, poi io il filo l'ho preso un po' lungo per non se riusciamo a fare tutto con un filo viene molto meglio, però non è detto che se è il filo più corto, vabbè, dopo facciamo l'aggiunta. Quindi rientro e faccio in questo modo, poi rientro qua e viene su nel buco. Allora, io cucio a mano, però la vimpelle si può cucire anche a macchina, mentre la pelle, io non avendo la macchina, cucio a mano. Poi rientro qua e tiro il filo. Vedete, intanto faccio tutto attorno in questo modo, poi vi faccio vedere come si ritorna indietro, ok? Bene, ora vedete, abbiamo fatto tutto il giro e siamo arrivati a questo punto qua. Ora dobbiamo andare a riempire gli spazi questi che abbiamo lasciato vuoti, quindi dal di qui andiamo in questo buco qua e tiriamo. E vedete che è diventato unito. Poi di qua invece andiamo dove c'è l'altro spazio, adesso qui non si vede perché c'è la fodera, però entriamo in pratica qua, vedete? Qui, questo spazio, e andiamo a riempire questo, facciamo così, e andiamo, vedete, siamo qua, tiriamo, dal di qui, entriamo qui e usciamo qui, vedete? E cuciamo. Vedete come deve venire? Io ora farò tutto, cucirò tutto il bordo qui e tutto questo, poi vi farò vedere alla fine. Ecco qua il nostro portafoglio finito, il portamonete, vedete?
qui si apre, vedete, abbiamo per mettere i soldi, qui possiamo mettere e niente, vedete, tutto. Io gli ho dato anche un po' di giallo nelle dove ho tagliato. Abbiamo messo il bottone, come ho detto, a me il bottone piace fuori. Io spero che il video vi piaccia, che questo è un simpatico portamonete. E se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per restare sempre aggiornati dei nuovi video. Come ho detto, per ora questo è tutto, andate sul sito di Pandal, trovate tutto l'occorrente per fare questo portamonete e ciao al prossimo video!